Buonasera a tutti, di che parliamo stasera? Mi è stata posta una domanda: ma posso accendere il mio scooter con i cavi della macchina? La mia risposta è dipende, perché dipende come vogliamo accenderla il nostro scooter. Se vogliamo far partire il nostro scooter, se la nostra batteria è andata giù, ma comunque il nostro scooter è stato appena tagliandato, funziona tutto. Cosa possiamo fare? Possiamo prendere un altro scooter e metterlo vicino, e con i cavi della batteria da uno scooter all'altro possiamo mettere in moto il nostro scooter. Dov'è l'errore tante volte che si fa? È far partire uno scooter o una moto con i cavi attaccato a una macchina in moto. Questo perché? Perché cosa può succedere se io collego la batteria di una macchina a uno scooter? Può succedere che posso bruciare parte dell'impianto elettrico. La cosa più importante è la centralina dello scooter stesso. Perché questo? Perché gli arriva una corrente troppo elevata al nostro scooter che non può supportare e rischia di bruciarsi. Ma se proprio siamo in una condizione che non possiamo farne a meno, possiamo comunque fare, siamo in una situazione strana, possiamo comunque fare un tentativo e a motore della macchina spento, con i cavi alla batteria attaccata alla batteria della macchina e dall'altra parte alla batteria del nostro scooter, possiamo provare a fare una o due accensioni. Ma se noi accendiamo la macchina, colleghiamo i cavi della batteria alla macchina e i cavi della batteria allo scooter, rischiamo di bruciare tutto l'impianto o comunque gran parte dell'impianto elettrico dello scooter. Questo perché? Perché l'alternatore della macchina si sente chiedere più corrente dall'impianto della macchina, perché non sa che ci abbiamo collegati i cavi, e può sprigionare fino a 60 A o anche di più per garantire che la macchina stia in funzione. I 60 A vanno a finire quasi tutti sullo scooter, e capisci bene che una batteria di uno scooter che mediamente sta tra i 7 e i 14 A comincia a essere un bel problema, può finire veramente male. Un consiglio che do è procurarsi un piccolo starter piccolino come questo che vedi in foto e far partire e cercare di far partire lo scooter con questo tipo di accessorio. Con questi starter puoi far partire il tuo scooter con una media di 7-10 volte a carica completa del nostro starter. Ma se proprio non abbiamo niente, non sappiamo come fare e un passante o qualcuno nelle vicinanze ha dei cavi in macchina, mi raccomando, la prova va fatta una o due volte, non di più, è collegare i cavi della batteria alla macchina, motore spento, e i cavi della batteria allo scooter e fare uno o due tentativi. Vi ricordo che la batteria, essendo più grossa, manda in sofferenza un poco il nostro motorino di avviamento del nostro scooter o della nostra moto. Quindi una volta che hai rimesso in moto il tuo scooter, portalo dal meccanico e fai dare un'occhiata un po' a tutto l'impianto per capire se effettivamente è andato tutto bene. Per darti un'idea di che cosa può succedere, tu immagina di riversare un secchio pieno d'acqua, bello grande, in un bicchiere molto, molto piccolo. Se tu riversi tutto il contenuto del secchio grande nel bicchiere piccolo, capisci bene che il bicchiere o scompare o si distrugge. Ecco, questa è la proporzione che c'è tra la macchina e il tuo scooter. Se la macchina è accesa e messa in moto, sprigiona tanta di quella corrente, come abbiamo detto prima, attenzione, corrente, quindi ampere e non volt, perché i volt sono sempre gli stessi, quindi 20, 30, 40, 60 A, li riversa quasi tutti sul nostro scooter. Cosa può saltare? Può saltare la centralina, ti può saltare il regolatore di tensione, ti può bruciare la batteria, possono succedere delle cose spiacevoli per il tuo scooter, quindi mi raccomando, sempre e solo in emergenza con il motore della macchina spento. Bene, se il video ti è piaciuto e pensi che ti può essere stato d'aiuto, un like e condividi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!